Alla fine del primo tempo ci pensa Föller a rimediare agli errori dei compagni. Il tedesco segna il 2-2 di testa, splendido il suo gol. Ma la Roma tutta grinta di radice non ci sta e allo scadere del tempo è bravo Comi a lanciare Nela, sul cross del quale piomba in tuffo Föller che fa vedere come si vola sotto la curva. 2-2. Roma la... E siamo al secondo tempo, al quarto minuto l'arbitro concede un rigore per un fallo di Gazzilli su Rizzitelli, incaricato di battere Föller che realizza la sua seconda doppietta della stagione. Al decimo... Trasformato ancora dall'implacabile Föller. Rudi Föller, 2 gol, una buona posizione della Roma in classifica e una partita forse un po' più difficile del previsto. Sì, però questo abbiamo saputo già prima, Cremonese, soprattutto fuori casa, è una squadra molto molto brava, abbiamo fatto credo una partita abbastanza piacevole. Siamo molto contenti, adesso aspettiamo la Juve.